Benvenuti sulla Gazzetta MMA, canale in italiano che vi aggiorna sugli sport da combattimento. Ragazzi, grande, grande notizia, torna a combattere, come annunciato dal presidente Bellator, Scott Coker, l'Heavyweight Champions numero uno di Pride, incredibile zar di Russia, Fedor Emelianenko. E infatti sì, il 23 di ottobre a Mosca, contro un avversario ancora da decidere, tornerà sul ring o sull'ottagono dopo ben 3 anni il grandissimo, il numero uno, il simbolo, l'icona dell'heavyweight, Fedor Emelianenko. Quindi una grandissima notizia per tutti i nostalgici di Pride, per tutti i fan delle MMA moderne che magari non hanno avuto modo di vedere bene Emelianenko ai tempi, e un ritorno inaspettato. Ma prima di continuare, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un like al video per far crescere questa community il più possibile. Un ritorno inaspettato, soprattutto perché viene dopo 3 anni di inattività. È stato proprio Fedor Emelianenko a buttarla lì in un'intervista su un portale russo, poi notizia che è stata ripresa molto bene dal solito Elwani e poi finalmente confermata anche da Bellator, che ha già incominciato i preparativi per una super intervista, super, come dire, evento mediatico per il ritorno del russo. Una notizia che mi fa molto felice e immagino che faccia molto felice anche voi ragazzi, inaspettata, venuta in maniera strana perché Emelianenko in questa intervista a questa emittente russa aveva detto che sì, era 3 anni che si era ritirato, che in questi 3 anni aveva servito il Ministero dello Sport russo cercando di portare in alto le MMA, cercando di scoprire e di sistemare le problematiche di questo sport all'interno del suo paese, ma che comunque il richiamo dell'ottagono, della guerra e il voler portare in alto la bandiera del suo paese lo spingono al voler ritornare. Quindi un Emelianenko che vuole ritornare sul ring per portare in alto la bandiera del suo paese e che si appresta a farlo attraverso Bellator. Bellator che è adesso, diciamo, sotto il controllo di Cooker, che prima era l'icona, comunque quello che controllava Pride, e Emelianenko ha sempre avuto un ottimo rapporto con lui e quindi è stata una scelta, direi, abbastanza non scontata, ma prevedibile nel caso, perché all'inizio, quando lui aveva parlato di un possibile ritorno, non si sapeva ancora bene quale sarebbe stata, come dire, la federazione che sarebbe riuscito ad aggiudicarselo. E poi, però, molte persone avevano già puntato il dito verso la Bellator dicendo che i buoni rapporti tra lui e Cooker avrebbero potuto facilitare il tutto. È strano vedere il ritorno di un campione del genere e non vederlo in UFC, ragazzi. Secondo me Dana un pochino si sta mangiando le mani perché porterà tanto pubblico, tanti appassionati lo seguiranno e quindi sarebbe stato un bel colpo per la UFC, ma a maggior ragione un gran colpo per Bellator, che in questo caso mi ha stupito, diciamo, in maniera positiva. Che dire, Emelianenko ha detto di essersi tenuto in forma in questi 3 anni, di non aver comunque abbandonato lo sport, ma che tornare a competere a livelli alti è tutta un'altra cosa. Quindi si è già preparato un bel team di atleti professionisti che lo seguiranno e ci sta garantendo un ritorno, come dire, in grande stile. Ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, siete emozionati, siete carichi? Questo qui è proprio un fulmine a ciel sereno, inaspettato. Come sempre il buon Elwani è riuscito a tirare fuori la notizia dal niente prima di tutti gli altri, quindi ancora complimenti a lui. E noi ci vediamo alla prossima, ma mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ciao belle!